acceso. Parlo seduto così, sto un po', meglio. Sono davvero onorato di stare qui in questa splendida cornice della Farnesina. Grazie a voi che state lavorando per i piccoli borghi. Apprezzo davvero, parlo a titolo personale, poi chiunque vuole può aderire o non aderire a quello che dico, però insomma, io vi porto il saluto da parte di un piccolo comune del Molise che ricade nel Sannio, che è ricco di cultura, di storia, di tradizioni, insomma il Sannio è conosciuto soprattutto per la fortissima contrapposizione che fece ai romani. Bene, ancora oggi se si va a vedere quelle zone si vede pietra abbondante con i sedili anatomici in pietra fatti 1500 anni prima di Cristo, come Aragnone e le Campane, come Frosolone, la nostra fabbrica che sarebbe oggi Loto Melara, ma è meglio non parlare di quello. Ecco. E il Tempio di Ercole che sta a Campochiaro, come non citare la fantastica chiesa di San Giorgio di Medella di Fenina, come tanti altri comuni qui del Molise. Beh, io parlo, forse sono il meno adatto, perché se oggi dovessi dire sì, aderire come ho aderito al turismo delle radici, beh insomma, non nascondo che ci sarebbe qualche problema a causa ancora di qualche punteggio o a causa di qualche opera provvisionale che ancora c'è dopo il terremoto del 2002, ovvero il terremoto di San Giuliano, che vide la caduta della scuola di San Giuliano. E sarebbe difficile oggi dire, ecco, come ha detto il sindaco di Sculcola o di Novara, venite ad investire, perché con i punteggi, insomma, è chiaro che ci sarebbe qualche problema. Vedo le vostre splendide cittadine attraverso il cellulare, me ne compiaccio, voglio dire. Noi abbiamo anche un altro problema grandissimo, signor sindaco di Novara. Mentre io parlo, il problema è quello dell'emigrazione che noi dobbiamo sostenere, e sfido chiunque a dire che dai paesi molisani non se ne va nessun giovane. Quando dico, quando cito il sindaco di Romano, dico che quando va a casa a 40-50 km più al nord c'è mio figlio che lavora a Senigallia, per cui ecco, continua il motore dell'Italia, continua con i giovani del sud che prestano la loro professionalità, la loro manodopera nei vostri paesi, vogliategli bene. Allora, se è possibile, ecco, apprezzo, io sono un meridionalista, così togliamo, sgombriamo qualsiasi, sono un meridionalista, non sono un separatista. Gli studi dell'Eurispes ci danno contezza sulla fortissima sperequazione tra nord e sud, e ci troviamo in questa condizione. Voglia il turismo delle radici tenere in considerazione tutte queste cose? Parlo per elenco puntato, si potrebbe scendere a livello capillare. Voglio tenere in considerazione che se si innaffiano le radici e la pianta non c'è più, come non c'è più la pianta di mio figlio che sta in Senigallia, difficile poi cogliere i frutti. Questa è la raccomandazione che faccio a voi che state vicino al ministro, e soprattutto la faccio consapevole del fatto che per la prima volta mi risento poco italiano quando ho sentito che è stata approvata la ZES, ovvero è stata estesa a tutto il territorio del sud. Io vi ringrazio per tutto quello che potrete fare, e chiaramente aspettiamo semplicemente che voi ci diate un'opportunità
di cogliere almeno un frutto. Grazie.